È il 20 maggio del 1814. Vittorio Emanuele I attraversa il Po e fa il suo ingresso in una Torino che, sotto un cielo azzurro, brilla di una luce intensa e si specchia nelle acque del fiume. La stagione napoleonica è conclusa, i Savoia rientrano in città. I torinesi festanti partecipano allo spettacolo cercando di riconoscere il re tra quelle figure buffe, vestiti all'uso antico, con la cipria e i codini. Testimone di quel momento è Angelo Brufferio, poeta dialettale, commediografo, uomo politico e giornalista. Il suo è un affresco pungente. Domata la Francia, stabilito l'equilibrio europeo, repressi i liberali, soffocate le idee, partiti a poco dal Piemonte gli austriaci, dalla Liguria gli inglesi, Vittorio Emanuele si trovò finalmente assoluto dominatore. Il suo governo non ebbe più altri nemici che la fame nelle strade, le petecchie nelle case, i lupi nei boschi, i cortigiani nei pubblici uffici e ladri dappertutto. Sulle porte di Torino tanta era la commozione del re, tanta l'esultanza dei torinesi. Dopo le paterne manifestazioni, chi avrebbe pensato che né persone, né opinioni, né diritti, né proprietà sarebbero state rispettate e che il Piemonte si sarebbe sovvertito da capo a fondo? Si vedeva il buon re accerchiato da una turba di infingardi, ipocriti, parassiti, stupidi e ribaldi, i quali, alludendo agli scorsi anni, gridavano in coro: «Tempi di lutto! Religione calpestata, nobiltà avvilita, bisogna richiamare gli antichi tempi! Distruggere ogni memoria di questi 16 anni. 16 anni durante i quali l'Europa, l'Italia e il Piemonte sono cambiati. Anche Torino ha vissuto una metamorfosi. La città che si mostra al re è una Torino nuova, diversa. Non più la solida fortezza cinta da possenti mura e da colossali bastioni, ma una grande esplanade, ricca di verde, di vasti spazi da edificare. Una città aperta e non più rinserrata contro possibili invasori. Sono i segni esteriori di un progetto di modernizzazione sociale e urbanistica, la prefigurazione di un modello di città borghese mai completamente realizzato. Al rientro del sovrano nel regno, l'intera popolazione celebra la fine dell'occupazione straniera, divenuta progressivamente più oppressiva. Sia per l'eccessiva pressione fiscale, sia perché le innumerevoli campagne militari richiedevano continue coscrizioni di uomini. La stagione napoleonica aveva diffuso in tutto il continente modelli ideologici, politici e istituzionali più coerenti con le esigenze della nuova società in via di affermazione. A partire dal 1814, con il Congresso di Vienna, i governi d'Europa provano però a restaurare l'antico ordine sociale, operando spesso con miopia e ottusità. Per dirla con le parole di Massimo D'Azeglio: «I principi, come i ministri reduci dagli esigli, trovarono comodo di accettare l'eredità di Napoleone con beneficio d'inventario. Tenersi la polizia, la burocrazia, più le imposte, gli eserciti fuori di proporzione e via via. Ma il buon ordine giudiziario e amministrativo, l'impulso alle scienze e al merito, l'uguaglianza delle classi, il miglioramento e l'aumento delle comunicazioni, la libertà di coscienza e tant'altre ottime parti del governo e del gran guerriero se le gettarono dietro le spalle». L'Europa si avvia verso un quindicennio di forti tensioni, rivendicazioni liberali e nazionali e dure repressioni. L'ordine ristabilito a Vienna non si dimostra stabile come pareva in superficie. I principi dell'equilibrio tra le potenze e della legittimità dinastica sono infatti minati alla base da processi maturati durante la stagione napoleonica. Da un lato, le borghesie in cerca di una definitiva affermazione chiedono ordinamenti politici costituzionali. Dall'altro, vanno sempre più diffondendosi un sentimento nazionale e la spinta all'autodeterminazione delle singole popolazioni. L'opposizione politica non ha alcuna possibilità di organizzarsi alla luce del sole in modo legale. Il dissenso si manifesta quindi attraverso organizzazioni clandestine, di cui la principale è la carboneria. Le società segrete sono composte da aristocratici insoddisfatti dell'ordine costituito, da funzionari pubblici, da intellettuali, studenti, professionisti e quadri dell'esercito.
Le tensioni che percorrono il continente esplodono nella penisola iberica. Nonostante l'impegno delle società segrete, i moti insurrezionali sono destinati alla sconfitta. Diversi sono gli esiti della ribellione in Grecia. Un popolo da molti secoli schiavo ruppe d'un tratto le ree catene e con incredibile ardimento rialzò lo stendardo dell'insurrezione. Sopra le rovine di Corinto, di Atene e di Sparta ricomparve al mondo la Grecia. La repressione è dunque una costante degli anni della Restaurazione. In Piemonte emerge anche un altro dato fondamentale di questo periodo: la forte divisione tra i vari strati sociali, tra l'aristocrazia, la borghesia e i ceti popolari. Un ritratto puntuale, a volte amaro, a volte ironico, spesso partecipato della società piemontese dell'epoca, ci è fornito a posteriori negli scritti di Vittorio Bersezio. Avvocato, deputato al Parlamento, collaboratore e fondatore di giornali, romanziere, drammaturgo, saggista e storico. Una figura eclettica che osserva il suo tempo da più punti di vista e che ci restituisce un'immagine viva e tridimensionale di Torino e dei torinesi. Tutta la popolazione era così divisa a classi, bene spiccate e disgiunte, che camminavano parallele. Si urtavano qualche volta, ma non si confondevano mai.